titolo personale. Sì, Presidente, quindi qui abbiamo, volevamo mettere per legge, con questo emendamento che vorrei sottoscrivere del collega Nuti, volevamo mettere l'obbligo per enti e amministrazioni di comunicare i dati richiesti dall'autorità. Mi sembra la cosa più ovvia. Se noi stiamo facendo una legge sul conflitto di interessi, è normale che ci debba essere l'obbligo per legge e non che si lasci, cioè l'autorità può chiedere eventualmente aiuto. No, deve essere fatto per legge che desse l'amministrazione stessa a dare tutte le indicazioni. Poi, il Movimento 5 Stelle chiaramente l'ha presentato, se è d'accordo, ci ritroviamo Forza Italia e Partito Democratico che invece stranamente sono d'accordo sull'affossare questo emendamento. Questo è il Parlamento oggi. Oggi purtroppo siamo molto attenti a quello che succede anche altrove, in altre Camere, ma qua dentro si sta parlando di una legge che è importantissima e sta passando assolutamente in sordina e questo è molto grave. Grazie, Presidente. Onorevole Longo. Grazie, signor Presidente. Per quanto attiene a questo emendamento 3.3 Nuti, in dissenso dall'indirizzo del mio gruppo, io voterò a favore. Grazie. La ringrazio. Non vi sono altri interventi. Lo pongo in votazione. Contrario Commissione e Governo, favorevole 5 Stelle, contrario Forza Italia, favorevole Sinistra Italiana. La votazione è aperta. Malpezzi.